Oddio, è buonissimo. Perfetti per colazione, perfetti per merenda, soprattutto sotto carnevale li dovete fare. Questa ricetta vi farà ottenere dei bomboloni o dei krapfen sofficissimi, equilibrati nel gusto e soprattutto zero unti, pure il giorno dopo e il giorno dopo ancora, giuro. Quindi seguite tutto che vi spiego tutti i passaggi che ho fatto. Ricetta assolutamente non complicata. Iniziamo. Formiamo subito l'impasto con il latte che deve essere tiepido, aggiungiamo del miele perché gli regala un aroma in più, davvero fa la differenza. Mescoliamo, aggiungiamo il lievito di birra, io mi trovo molto meglio con quello fresco. Ok, lasciamolo da parte. Nella ciotola della planetaria, ma potete fare questo impasto anche a mano perché non è che parliamo di un grande lievitato che ha bisogno per forza della planetaria o di un macchinario. Versiamo la farina, io utilizzo la farina Petra 7250 che è una farina perfetta per i dolci, ha una quantità di proteine abbastanza bassa, quindi è perfetta anche se vogliamo per le torte e per anche i biscotti, però è perfetta anche per i piccoli lievitati che hanno una lievitazione non troppo lunga, insomma soprattutto quei lievitati che devono maturare in frigo come questo impasto qua. Poi vedrete perché, vi spiegherò tutto naturalmente. Sappiate che sul sito di Petra c'è lo shop che vi mostra anche tutte le altre farine che loro hanno a disposizione, basta che andiate nell'info box qua sotto e trovate il link che vi porta direttamente sul sito. Io lo chiamo il paradiso delle farine perché davvero ragazzi, cioè se andate a vedere, c'è una sfilata meravigliosa di farine di ogni tipo, di ogni cereale, di ogni lavorazione, perché questa farina ad esempio è macinata a rulli, con i rulli di ghisa, c'è la farina macinata a pietra, con grani germinati, vabbè andate a vederlo. Uniamo lo zucchero e cominciamo a rimestare un po' questi due ingredienti. Nel frattempo la planetaria sarà munita di foglia. Io, come quasi tutti gli impasti, soprattutto dolci, preferisco molto di più utilizzare la foglia rispetto che il gancio. Trovo che gli ingredienti vengano amalgamati molto meglio e soprattutto la maglia glutinica si sviluppa molto più velocemente e molto meglio proprio. Insomma, fate voi, però questo è il mio consiglio. Quindi uniamo il nostro latte con il lievito e il miele. Iniziamo ad amalgamare il tutto e nel frattempo che la planetaria va, aggiungiamo le uova una alla volta. Continuiamo ad amalgamare, deve andare almeno 3-4 minuti. Poi uniamo il sale e lasciamo andare ancora 7-8 minuti, anche di più. Insomma, come sempre dobbiamo notare che la maglia glutinica si è formata, quindi l'impasto deve risultare liscio. Nel frattempo che la planetaria è in azione, noi prepariamo il burro. Il burro intanto deve essere morbido, ma poi lo arricchiamo anche con gli aromi. Per quale motivo io metto gli aromi a contatto con il burro? Perché il burro è un veicolatore di aromi e quindi gli aromi messi risulteranno ancora più intensi. Quanto è bello pensare di mordere un krapfen o un bombolone che ha un profumo più spiccato di vaniglia e di limone, ve lo dico io, è poesia. Quindi fate questa cosa, grattugiate al di sopra del burro la scorza di limone e ovviamente dalla vaniglia prelevate i semi e li aggiungete al burro, mescolate un po'. Il burro non deve essere eccessivamente morbido, attendete appunto che la maglia glutinica sia formata. Una volta formata aggiungete il burro poco alla volta. Mi raccomando, soprattutto in questa fase, se vedete che il burro non viene amalgamato molto bene perché preferisce magari stare sul fondo della ciotola, a quel punto capovolgete un po' l'impasto e continuate ad amalgamare, perché così risulta sempre bello omogeneo. Ok, aspettiamo ancora un po' che l'impasto finisca di amalgamare il burro e poi abbiamo questa bella e interessante maturazione in frigo che permette di ottenere un impasto ancora più profumato, perché tutti gli ingredienti saranno assieme, si abbracceranno durante la notte o comunque per 12 ore. La sentite la differenza? Se l'impasto lo fate lievitare a temperatura ambiente per 2 ore, l'aroma è di un tipo. Se invece fate questo passaggio è tutta un'altra poesia, una poesia più bella. Togliete l'impasto dalla ciotola, lasciatelo riposare magari per circa un quarto d'ora, che così la maglia glutinica si rilassa perché è abbastanza tesa. Fate una pirlatura con l'aiuto di un tarocco e mettete questo impasto in frigo. Il giorno dopo, comunque dopo 12 ore, io vi consiglio di fare ovviamente questo impasto la sera prima. Prendete la pasta, la stendete con l'aiuto di pochissima farina, deve essere alto circa 2 cm. Io prendo un bicchiere perché non ho un copapasta abbastanza grande, 7 cm di diametro, e coppo
il mio impasto. Ovviamente, essendo stato messo in frigo, risulta anche più facile proprio fare questi dischi, perché è più compatto, ok? Anche a spostarli sarà più facile, e appunto è giunta l'ora di spostarli, e li mettiamo su dei quadrati di carta forno messi magari già in una teglia. Ovviamente con l'impasto avanzato ci fate altri bomboloni, quindi reimpastatelo velocemente senza lavorarlo eccessivamente, poi lo fate magari un pochino riposare per 10 minuti in modo tale che la maglia glutinica si rilassa di nuovo, perché altrimenti se lo stendete poi risulta molto elastico e quindi tende a tornare alla forma originale, diciamo così, e fate altri dischi che mettete appunto su questi quadrati di carta. Spennelliamo con del burro fuso e lasciamo lievitare, questa volta nel forno spento, magari preriscaldato a 30-35 gradi al massimo, per circa 2-3 ore. Sul fondo del forno metto sempre anche una pentolina con dell'acqua calda, non bollente, calda e basta, perché voglio che l'ambiente risulti un pochino umido. Una volta lievitati, comunque non continuate a farli lievitare ulteriormente, perché altrimenti tendono ad afflosciarsi. Io nel frattempo che loro vanno preparo la crema pasticcera con soliti ingredienti, tuorli d'uovo, magari nel blog assieme alla ricetta dei Krapfen ve la aggiungo. Mi raccomando, aggiungete il pizzico di sale perché è molto importante per esaltare i sapori. Poi aggiungo sempre il latte a freddo, perché se faccio poca quantità di crema pasticcera serve anche poco latte, si scalda velocemente, quindi io parto subito col latte freddo così non devo sporcare due ciotole. Lascio addensare a fuoco dolce e una volta che si è creata questa crema, se la voglio fare al cioccolato aggiungo dei pezzi di cioccolato fondente. Soprattutto quando faccio i Krapfen, io se faccio la crema chiara la voglio profumare con della scorza di limone, perché il Krapfen ha un gusto molto rotondo e quindi la scorza di limone dà freschezza, quindi mi piace proprio questo contrasto di profumi e di sapori, no? Mi raccomando poi la pellicola quando si è addensata, perché altrimenti si forma quella pellicina fastidiosa, veramente io la odio, e anche perché poi se la mescolate assieme la crema risulta grumosissima, orrore. I nostri Krapfen saranno presumo lievitati. Olio di semi, io uso quello di arachide, lo facciamo scaldare in padella, facciamolo scaldare a 175 gradi anche, perché poi una volta che noi aggiungiamo 3 Krapfen, figurati, si abbassa, quindi 175 gradi secondo me la temperatura perfetta. Deve formarsi la crosticina quando il Krapfen si butta nell'olio. Li mettiamo direttamente con la carta forno. È per questo che abbiamo fatto questi quadrati, no? In modo tale che noi li prendiamo senza dover fare delle manovre strane che ci causano magari lo sgonfiaggio dei nostri piccoli adorati Krapfen. Lasciamoli cuocere per circa 2 minuti da un lato, 2 minuti dall'altra, attorno si formeranno la loro linea chiara meravigliosa. Una volta pronti li scogliamo su carta assorbente, prima se volete su una gratella, ovviamente quando sono ancora tiepidi, che così riusciamo ad incastrarci dentro ancora più ripieno. Possiamo farcirli con la crema pasticcera che abbiamo fatto, quella al cioccolato se avete voluto farla anche al cioccolato, che ci sta tantissimo, oppure anche la classica confettura di albicocche, che è quella che di per sé forse è la più comune, che soprattutto quando si vogliono mangiare a colazione magari tanti sono più invogliati dalla confettura di albicocche, proprio perché sanno che il Krapfen è fritto e quindi magari mangiarselo con la confettura risulta, no, con la frutta più sano, non lo so, comunque è buono anche con quella, ci mettete anche meno a farlo perché non dovete nemmeno fare la crema. Se posso dire, comunque io adoro farlo variegato, quindi sia con la confettura che con la crema. Adoro, magari confettura più rossa, di mirtillo rosso, di ciliegie, buonissimo. Zucchero a velo in superficie, anche se ovviamente potete metterci lo zucchero semolato, io preferisco quello a velo. E basta, questi Krapfen adorati sono pronti. Fatemi magari sapere dai commenti quale preferite a questo punto, magari, no? Ci sta. Forse io ho crema, sì, di solito sì, soprattutto se al limone. Va bene raga, questa ricetta meravigliosa, io spero tanto la possiate fare. Vi voglio salutare, ma non perché così voglio fare le cose veloci, ma perché inizio ad avere le mani un po' fredde, ma sapete che insomma mi piace farvi vedere un po' di panorama. Poi adesso siamo a gennaio, quindi sicuramente se avessi caldo non sarebbe molto normale. Vabbè, come sempre, se fate questa ricetta taggatemi su Instagram o su Facebook, che mi fa sempre molto piacere. Su Instagram poi sapete che trovate altre ideucce che possono essere utili. Ringrazio intanto Petra per aver collaborato
trovato in questo video. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Io questa frase, giuro, non so perché mi impappino sempre a dirla, forse perché la dico troppo, magari devo un po' modificarla perché nel tempo l'ho un po' ripetuta. Qua sotto invece vi lascio il collegamento per andare sul blog, come vi ho detto trovate la ricetta scritta lì. Grazie di cuore, ho freddo, ci vediamo molto presto raga, vi saluto così. È un po' inutile adesso farlo che ho finito il video, però vabbè. Buoni graffen, eh? Spettacolari, vedrete. Bombetta. Anche il giorno dopo, se voi li fate, mi raccomando, metteteli in microonde 10 secondi giusto perché, essendo l'impasto con il burro, risultano così più morbidi. Madonna. Giuro, adesso vado a farmeli ancora.